Leggo lì scritto grande: i poveri non possono aspettare. È bello. E questo mi fa pensare che Gesù è nato in un ostale, non è nato in una casa. Dopo è dovuto fuggire, andare in Egitto per salvare la vita. Alla fine è tornato a casa sua, a Nazaret. E io penso, oggi, anche leggendo quello, a tante famiglie senza casa, sia perché mai l'hanno avuta, sia perché l'hanno persa per tanti motivi. Famiglia e casa vanno insieme. È molto difficile portare avanti la famiglia senza abitare in una casa. In questi giorni di Natale invito tutti, persone, entità sociali, autorità, a fare tutto il possibile perché ogni famiglia possa avere una casa. A quanti dall'Italia si sono radunati oggi per manifestare il loro impegno sociale, auguro di dare un contributo costruttivo, respingendo le tentazioni dello scontro e della violenza e seguendo sempre la via del dialogo, difendendo i diritti.